Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di The Last of Us parte 1. Poi come al solito io sono Amorruccio e qui con me Matreus. Allora, qua la situazione, la situazione è che te non c'eri le scorse puntate. Esatto. Questa è la prima situazione. Come vedi non so ancora usare il quello non è cambiato. Ma io volevo le altre armi. Perché? Che cazzo? Okay. Calmi, attenzione. Sorpresa. Nella scorsa puntata te non c'eri, ma se io sono giù e cambio arma, perché poi rimane sul maledetto? Perché? Io mi chiedo che adesso devo tornare qua. Perché? Vabbè, stavamo dicendo, ma tre. Qual era lo zoom? Il B. Aspetta, sta ricaricando. B lo zoom. No, non è. E? Mi ricordo mai qual è lei. Beccato un. Vieni qua. Beccato ancora. Finito i colpi. Però ci abbiamo questa, Sì. Questa qua, Coprimi! Fa attenzione! Abbiamo anche questa adesso. Guarda. L'ho preso? Sì. Ne stanno uscendo altri. Preso, Preso ancora, Vabbè, Matreus, nella scorsa puntata non c'eravamo. Matreus, siamo arrivati alla diga. Sì. E abbiamo ritrovato il fratello. Sì. Poi abbiamo riattivato la centrale idroelettrica. E poi è successo sto casino. Sono stati attaccati. Ellie da qualche parte in giro. È bella come arma, peccato. Giù. Ma che cavolo, volevo passare io, c'è già lì uno. Coprimi. Guarda che bello qua. Coprimi. Qui c'è un'arma, cos'è? Un motore. A me sembra un lanciafiamme. Non so perché mi è venuto in mente il lanciafiamme. Perché c'è del rosso. E allora? Il rosso. Stanno combattendo sul ponte! Andiamo! Dai! Io vanno avanti. Oh, stanno andando avanti, attenzione! Via. Ma non davanti! Ma chi? Chi sta arrivando? Chi? Eccoli quei figli di puttana! Oh là, allora, vediamo se ci. Raggiungiamo le ragazze! Dietro di te! Eccole, hai visto dove sono? Eccole. Tu le chiamavi? Al massimo tutto, però aspetta, aspetta perché qua nessuna munizione ritrovata. E qua sono morti. Guarda come li ho tutti. Uno, due, tre, sì. Tre con la testa. Guarda questo qua. Guarda il dettaglio della gamba del tizio che stavo inquadrando, che è finita sopra la il braccio senza compenetrarsi. Mamma mia, questo l'abbiamo smaciullato, Laggiù! Joel! Fai quello che devi! Che cosa? Questo intendeva? Cioè, ormai sono diventato un cecchino. Aspetta, mentre loro sono lì, io do un'occhiata qua come sempre. C'è una mazza, proprio. Non sembra esserci nulla qua. Sono chiusi dentro lì. Andiamo. Calma. Che? Fa paura che arrivano. Io ho visto uno lì. E cacciava fuori la testa prima.
eccolo lì. Ah, ma quelle sono le ragazze. Cioè, ma questo ha fatto una brutta fine. Scusa, allora dove stanno sparando? Nella stanzetta lì davanti. Anche di lì. Ok, vai. Coprimi. Caccia Eva. Volevo e non pensavo che era. In faccia proprio. In faccia. Ma tre cosa non pensavo. Tommy, coprimi. Coprimi. Cioè, dovevo coprirmi anche prima, però. Ascolta, io. Adesso vediamo un po'. Io ho un po' di armi. Questa? Quella è fumogena. È fumogena. Cavolo, cavolo. Niente, qua bisogna. Dovremmo pensare di prenderli da dietro. Ah, li siete colpiti a vicenda. Ora non più. Davanti c'è un nemico. Ho capito, ma. Sprecato 800 colpi per questo qua. Ti prende. No! È finito i colpi! Via, 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 è finito i colpi! Ma che cavolo, ma tre, insomma, avvisami! Mica mi avvisa. Porca. E lascialo picchiare, almeno lo farà fuori, no? Oh. Cura, cura. Maria! Sto bene! La ragazza è con me! Adesso curo. Prima. Ci è mancato davvero un niente. Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Joel! Oddio! Arrivavano da tutte le parti, poi Maria ha detto dobbiamo scappare, ehi, ci siamo tuffati dietro. Senti, i tavoli, è un tipo enorme. Piano, piano, ascolta, ehi, sei ferita? No! Un po' agitata. Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no, digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ma sì, gli ha chiesto di portarti dalle luci. Scusa. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Penso. Ne parliamo dopo. Conosco quelle strade, ci sono stato migliore. Dopo. Certo. Ne basta una. Una cazzata. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. E arriva. Tu. Sarà colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so. Sì. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Oh, cazzo, da che parte? Ecco. L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok, state attenti. Ecco, vedi le tracce? Sì. Forza. Ma andiamo. Nei giochi di solito quando dicono vedi le tracce non si vedono. Sì, no. Sì. Qua sì, sì. Sì, sì, si vedono anche bene, via via. Dai. Sull'asfalto non più. Beh, chiaro. Andiamo. Andiamo. Non può essere andata lontano. Forza. La troveremo.
le ultime parole famose. Si comporta spesso così. Bello che cambia nella galleria. Sta forza. Sì, visivamente eccezionale. Curatissimo. Non so, potevamo andare di là. Non è andata di qui. Forza. Quel cavallo è veramente fatto bene. Regno di Red Dead. Pronta di cavallo, è nel bosco. Ellie, che ti è venuto in mente? Su, forza. Lì, altre impronte. Okay, bene. Forza. Mamma mia, che percorso, poi che sentieri. Un povero cavallo che deve scendere così ripido. Questo uno a piedi. Forza. Almeno il cavallo ha quattro zampe. Ma secondo me è più scomoda a quattro zampe. Vabbè. Perché quelle dietro ce le hai tutte piegate, quelle dritte. Vabbè. Davanti dritte. Allora. Aia, mi è andato addosso. Forza. Qualcuno è sceso in macchina addirittura. E non va. Sì, è a posto, siamo. Cazzo, sono tu troppi. Coprimi. Un po' la volta rifacciamo. Fai il giro, ti copro. Cavolo, c'era quello là sopra che mi distraeva. Come l'ha fatto fuori? Ah, l'ha fatto fuori? Se ne è a sinistra. Però è tanto lontano. Secondo me non gli arriva. O la volta andiamo lì. Io vuoi la testa? Tirala fuori la testa! Non la tira più fuori. Che cavolo! Pagherai per questo! Calmo, calmo. C'aveva una placca in testa! Cioè... E cavolo, ma questo qua era vivo ancora, ma Atreus! Eh no, non era quello. Non era quello, era no, quello, sì, mi sa. Oh, dove cavolo andava? Eccolo lì. Oh! E ce n'è un altro? Sì, sì, ce n'è un altro. Beh, si è buggata la testa, guarda la testa! Ancora vivo! E basta. Che cavolo. Ce n'è uno qua sopra. C'è un... Va di su. Wow! Ora sei mio, coglione! Oh! Mamma mia! Queste sono le idee di Atreus, solo su. Oh, una barretta. Non ce ne sono altri. Grazie. Ne ho fatti fuori tutti. Torniamo io, ne ho fatto fuori uno. Pensavo fosse una buona idea. No, direi di no. Intanto che lui va a prendere i cavalli. Pensavo che era distratto. E... Abbiamo una pistola che ha al massimo. E la doppietta, mi sembra. La... Dì che non lo usiamo mai, eh. La pistola è piccola. No, prendila. Eh sì, va. Ciò non va bene. Ciò non va bene. Questa. È un fucile a pompa. Lo so, però. Vai giù. Tanto ti fai male. Andiamo. Uno. E l'altro? Ah, eccolo. Aia! Mi è andato addosso! Atreus!
C'era lì la casa, secondo me dovevamo andare. È incalpestato la testa. Forse lì a vedere. A scendere, sì. Ranger Station, magari è vuoto, magari no. Qualcosa c'è. Poca roba, Però. È giusto. Giusto un misero premio se qualcuno scende. È proprio misero, misero. Questo mica tanto misero. Io non posso fischiare e richiamare il cavallo, no? Mi serve. Peccato, perché adesso vado anche nell'altra. Stai calmo. Quello c'ha fretta, Matreus. Eh beh, è scappata, potrebbe scomparire per sempre, va bene ad aver fretta. Ho capito, ma io devo esplorare. Su, forza. Le tracce vanno da questa parte. Spero solo che non l'abbiano presa. Ma la domanda è, scusa, hanno attraversato i banditi qua come? Magari non si aspettavano un attacco. Perché è appena scappata. Non si aspettavano un attacco. Lei è passata velocissima. Sono accorti, magari gli hanno sparato due colpi e lei è riuscita a schivare. Sì, può essere, non può essere. E poi sono rimasti lì in zona, in allerta. Può e essere. Poi siamo passati lì. Dico che può essere. Potrebbe essere. Molto bello questa parte, Guarda, vicino al ranch. Sì, è vero. Quello è il nostro cavallo. Lei deve essere qui. Bello. Su, forza. La zona sembra tranquilla. Ma non posso andare di qua. Peccato. Guarda il dettaglio della finestra spaccata al... No, di fianco alla porta. All'altezza della maniglia. Magari l'ha spaccata lei per poter entrare. Può essere. Sì, guarda. Non si è pulita neanche i piedi, però. C'è scritto qua. Welcome, devi pulirti i piedi qua, Ellie. Vediamo. Sì, è scesa da cavallo. Guarda, guarda l'impro. È andata è qua. Andata lì. Si è seduta qua. Poi è andata lì. Gli hai dato una spinta. A chi? Ah, questa? Ah, sì, è vero. Se dai una spinta veloce vai fuori dall'altra parte. Ellie! Ellie! Sono qua su! Gesù Cristo. Alla prossima casa, bella illuminata. Faccio la guardia. Mi sa che voi due dovete parlarvi. Può essere, può essere. Abiteresti qualcuno in che casa, ha vinto a sci, guarda. Sì. Sì, 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 bellissimo. Questo qua è bellissimo. Cioè, guarda, adesso giusto per dirti. Qua l'angolo TV non, inutile col divano così, perché il TV dovrebbe stare davanti. E l'unico posto per la TV può essere perché magari volevamo vedere fuori se arrivava qualcuno da qua. Questa qua, spazio un po' inutile, avrei fatto un'altra cosa. Ma la TV lì non ti dà fastidio con la luce che entra? No. Gli arriva dietro. No, qua non ti arriva la luce, scusa. Qua dov'è? Non ti arriva la luce. No, non gli arriva diretta sullo schermo, ma gli arriva da dietro. No, secondo me no. Questo bello col camino e tutto. Bello anche... Una piastra. Una piastra. Ogni tanto se ne trova qualcuna. Ce ne sono un fottio, Noi ne stiamo trovando veramente poche. Questa qua è di Brent Pino. Va bene. Sala da pranzo. Carina.
molto carina. Non vedo la cucina. Immagino sia questa. No, questo è il cesso. Qua abbiamo i pasticconi da usare, Matreuse. Manca la cucina. Non c'è la cucina in sta casa. Matreus. Bisogna... Ah no, è qua. Era un top. Un paio di topi. Era grosso così. Diciamo che è curata molto bene la casa. Se i survival in genere, qualsiasi, fossero curati così con gli ambienti studiati giusti, non sarebbe male. Bello il dettaglio anche del peperoncino finto, credo, appeso. Non male. E questa qua è un sgabuzzino lavatoio, dove c'è il lavatoio e altre cose. Molto bello. Qua non possiamo fare niente. Sì, questo possiamo farlo. Olè, olè, olè. Oh, ma bello. Mi piace come è stata dettagliata la casa, veramente. Qui siamo al massimo perché dobbiamo usare quella pistola lì. Ora che useremo quella pistola lì, sai cosa succederà? Che non ce ne daranno più. E che ovviamente... ci danno i colpi dell'altra. Che noi non useremo, esatto, perché usiamo questa. Saremo pieni, arriveremo al massimo. Esattamente. Cambieremo di nuovo e succederà la stessa cosa. Sempre. Esatto, perché lo faranno apposta a fare questa cosa. E zero point, punto zero, cioè numero 12. Sono passati 15 anni da quando i viaggiatori hanno rilevato la Von Neumann, o Neumann, non occultata. L'attacco ha ucciso la maggior parte dell'equipaggio e, cosa forse importante, ha interrotto la catena di reazione nel motore a punto zero. A una velocità inferiore a quella della luce ci vorrebbero 6.000 anni per raggiungere il mondo dei viaggiatori. Sono vicini, ma non abbastanza. Hai capito? Sì. Matreus si sta ammazzando, sì, sì, intanto. Allora, Matreus, sai io cosa ti dico? Sì. Perché che per questa puntata è tutto. Andremo avanti nella prossima. Andiamo a parlare con Ellie e vediamo cosa succede. Ellie avrà capito che deve essere abbandonata là con le luci e lei non vorrà, presumo. Però vedremo nella prossima puntata. Ma mi raccomando, amici, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo, Telegram, tutti i link sono in descrizione. Copiate anche la playlist di questa fantastica serie. Per cui da Amoruce, da Matreus, ci vediamo al prossimo fottutissimo video. Ciao a tutti. Ciao.